Qual è il suo giudizio sulla classe politica italiana? Come arriva al voto? Guardi, il giudizio che do sulla classe politica purtroppo è molto severo. È molto severo non solamente perché ne faccio una questione di trasparenza e di comportamenti, che d'altronde io considero l'onestà una premessa per fare bene la politica, ma soprattutto per la dimostrata incompetenza della nostra classe politica, e non faccio una differenziazione destra, sinistra e centro, una scarsa sensibilità nei riguardi dei problemi del paese. La politica in questi anni non ha sbagliato solamente ad affrontare i problemi della crisi, ma la crisi non l'ha proprio capita. Quindi il problema vero, e questo oggi parliamo di Roma e del Lazio, lei mi dice di Fiorito, a me interessa poco il problema di Fiorito, a me interessa l'incompetenza della classe politica, che non è in grado di gestire il problema, perché non ha capito quali sono né i problemi né le risorse per uscirci. Il suo, mi sembra di capire, è un atto d'accusa abbastanza netto nei confronti di chi ha governato negli ultimi anni ai diversi livelli di governo. Quali sono, secondo lei, le responsabilità, in particolar modo, di chi ha amministrato Roma, non solo dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista economico? Perché è indubbio che, come testimoniano i dati che lei ha citato, c'è stata comunque una forte regressione, non solo economica. Ma guardi, io caratterialmente non amo dare dei voti al singolo politico. Il fatto grave che è avvenuto in questa realtà territoriale è che la classe politica non ha capito quali erano i problemi del territorio e quindi, come dire, ha sbagliato le medicine. È come se viene un medico da lei e le dice: guardi, io non so che cosa ha, e poi le do queste medicine. Io quelle medicine non le prenderei. Perché evidentemente il medico, non avendo capito qual è il problema, i problemi di Roma sono diversi, bisogna puntare su cose nuove per Roma, no? Bisogna puntare su fare nuovi imprenditori, sfruttando settori importanti, il settore di internet, le start-up delle imprese. Un tempo si facevano i poli tecnologici, oggi bisognerebbe fare i poli delle start-up. Piccole imprese in cui è un imprenditore intelligente e nello stesso è l'artigiano tecnologico. E quindi bisogna spostarsi dai poli tecnologici che credono nelle strutture, nelle infrastrutture, bisogna portare al centro della città giovani, piccoli imprenditori che lavorano su realtà molto moderne e ad alto contenuto di ricerca. Lei è stato l'artefice economico di quello che molti hanno definito il modello Roma, un modello che, come dicevamo, non c'è più. Com'è possibile far sì che quel modello torni, che quel sistema economico comunque possa tornare ad affacciarsi sulla scena nazionale? Oggi bisogna centrarci sulla capacità non tanto di portare qui le multinazionali a fare industria, ma bisogna portarci verso nuovi imprenditori, piccoli imprenditori, gente istruita che fa piccole e piccolissime imprese. Quindi questa è la prima cosa da fare. La seconda cosa da fare sono le infrastrutture, curare molto e con grande attenzione l'infrastruttura che va dall'aeroporto, che deve essere migliorato, ingrandito, reso anche all'avanguardia. Non possiamo fare un confronto tra il Roissy di Parigi o il Barracca di Madrid e l'aeroporto di Roma, ahi noi, e nello stesso tempo è su quella direttrice che bisogna mettere sistema fieristico e centri congressuali, e su quella direttrice che è l'espansione di Roma nel prossimo futuro. Senta, in questo momento l'attenzione è concentrata sulle prossime elezioni politiche e regionali, ma sappiamo che si andrà al voto anche a Roma, in maggio. Lei ha mai pensato di presentarsi, di correre per sindaco di Roma, visto che conosce così bene questa realtà territoriale? Penso che la politica non mi ha mai amato e io non amo la politica, intesa in senso questo tipo di politica. Quindi credo che una mia scesa in campo, come dice lei, sarebbe tardiva e inopportuna. Quello che continuerò a fare è a spronare la classe politica a studiare di più, a prepararsi, a capire quali sono i problemi e soprattutto a parlare con la gente e non parlare sempre tra di loro. Guardi, il dramma vero della politica italiana è che la gente, i politici sono abituati a parlare tra di loro, parlano l'opposizione, il
governo, un'altra opposizione, una possibile opposizione, ma non parlano con la gente. La gente ha una realtà completamente differente. Io credo che il futuro del paese, siccome io sono ottimista rispetto al futuro del paese, io sono ottimista perché penso che qualche cosa deve avvenire. L'Italia ha sempre avuto la capacità di grandi recuperi. In questa fase siamo in un momento molto semplice e molto definito. Il paziente sta morendo, bisogna fare qualcosa di straordinario e di innovativo. Io credo nella rivoluzione liberale del popolo di Internet. Io sono su questo assolutamente convinto e questa è una rivoluzione che deve partire dai giovani.